Festa della Repubblica, cerimonia in Piazza Garibaldi a Pescara e poi in Piazza della Rinascita. Sindaco, ci eravamo visti il 25 aprile sempre in questa piazza per celebrare la liberazione. Oggi si parla di Festa della Repubblica, importante questi valori, è sempre da ricordare per i giovani e anche per i meno giovani. Non avrei saputo dirla meglio. Prima parte della Festa della Repubblica a Piazza Garibaldi con la deposizione delle corone come omaggio ai caduti, poi ci saranno le allocuzioni a Piazza Salotto. Però non è naturalmente solo, come dire, una questione di formula, ma soprattutto di contenuti. I contenuti sono quelli di ricordare sempre in occasione di questa data così simbolica della nostra storia repubblicana cosa sono i valori della Costituzione, cosa significa l'Italia repubblicana e cosa significa in qualche modo essere testimoni di valori che vengono dal passato ma che sono sempre di grande attualità e che naturalmente bisogna far conoscere e condividere alle nuove generazioni, senza retorica ma con la consapevolezza che la patria, il paese, la bandiera sono valori che ci rappresentano, sotto cui ci dobbiamo stringere a corte, citando Mameli, e attuarli giorno dopo giorno nelle nostre attività di vita, sia ovviamente per chi ha responsabilità istituzionali, ma anche nella vita appunto di tutti i giorni. Che oggi tanti cittadini hanno partecipato a queste cerimonie a Pescara. La scelta di Piazza Salotto sostanzialmente risponde proprio a questa esigenza, quella cioè di favorire un'ampia partecipazione. Ieri per esempio in occasione della presentazione di una bella iniziativa in corso a Pescara, cioè USA Acli Sporting Tour, ho invitato anche coloro i quali, sono circa 3.000 persone, vengono oggi nella nostra città a farsi un salto a Piazza Salotto, proprio in omaggio di quei valori che sono parte e base del nostro vivere civile che vogliamo alimentare ogni giorno.